Ok, allora oggi vediamo un tema d'esame recentissimo, dello scorso febbraio, l'ultimo appello che abbiamo visto in questo corso. Proviamo a risolverlo insieme, non arriveremo mai alla fine, ve lo anticipo. Iniziamo col punto 1 e poi eventualmente il punto 2 potete provare a farlo in autonomia. Era un tema d'esame basato sul database Premier League. Qualcuno di voi ha già provato a fare qualche prova con questo database, ho visto dalle domande su Telegram. Comunque, per chi non l'avesse fatto, il database era un database calcistico dove avevamo diverse tabelle che ci mappavano, ad esempio, i giocatori all'interno del campionato inglese, le partite, le squadre e anche le singole azioni che sono avvenute all'interno delle partite modellate nel database. Vediamo un po' cosa chiede questo esercizio. Chiede innanzitutto di permettere all'utente di selezionare un match tra tutti quelli inclusi nel database, quindi dalla tabella apposita. E alla pressione del bottone Crea grafo si vuole creare un grafo semplice, pesato e orientato. Ne abbiamo visti pochi per ora di grafi orientati, spesso abbiamo visto grafi non orientati, però ad esempio la simulazione di oggi era orientata, quindi è anche un buon esercizio questo, i cui nodi siano tutti i giocatori che hanno preso parte alla partita M selezionata. Il testo ci dà anche un consiglio di considerare i giocatori che compaiono nella tabella Actions. Ogni riga, appunto, di questa tabella riassume le statistiche di gioco di un particolare giocatore per una determinata partita. Se andiamo a prendere magari il database, ve lo faccio vedere. Dovrei avercelo già importato, eccolo qua. Abbiamo le nostre tabelle e la tabella actions in realtà non sta a significare una singola azione di un giocatore, ma per ogni giocatore riassume le sue statistiche all'interno di una determinata partita. Quindi, ad esempio, questa riga qui riassume le statistiche del giocatore numero 3 all'interno della partita 17. Quindi vediamo che questo giocatore all'interno di questa partita non ha segnato il primo gol, perché qui first goal è uguale a 0, ha giocato 22 minuti, quindi probabilmente è subentrato a partita in corso. Infatti vedete che starts è a 0, mentre c'è un 1 qui in substitute on, eccetera. Ci sono tutte le statistiche di questo giocatore all'interno di quella partita. E sempre considerando la tabella actions, il testo ci chiede di definire l'efficienza EI di un giocatore I all'interno della partita selezionata. E questa efficienza, cioè c'è la formulina, è data dalla somma dei suoi passaggi riusciti all'interno della partita, e abbiamo un campo apposta per dire questo, dei suoi assist, e qui c'è il campo assist, diviso per il numero di minuti giocati dallo stesso giocatore. Il campo time played che avete visto prima era 22 per quel giocatore là. Quindi questa è la formulina per calcolare l'efficienza di un giocatore all'interno della partita selezionata e ovviamente usiamo questa efficienza per creare gli archi e definire il loro peso. Quindi nel creare il grafo, un giocatore I va collegato a tutti i giocatori avversari J affrontati dal giocatore I durante la partita selezionata, quindi tutti sono collegati con tutti, e dati due giocatori I e J, il peso dell'arco, anche in questo caso come nella simulazione, sempre positivo, rappresenta la differenza tra le rispettive efficienze. D'accordo? Quindi nella simulazione avevamo una differenza di media, qui abbiamo una differenza di questa roba qui, però il concetto è simile. L'arco deve essere orientato dal giocatore con efficienza maggiore verso quello con efficienza minore. Quindi molto simile a quello fatto durante la simulazione. Forse questo verso era invertito nella simulazione, ma poco importa. L'importante è leggere bene il testo e inserire il verso corretto.
Alla pressione poi del bottone giocatore migliore occorrerà poi stampare il giocatore il cui delta complessivo di efficienza sia massimo. Il delta complessivo di efficienza è data dalla differenza tra la somma dei pesi dei suoi archi uscenti e la somma dei pesi dei suoi archi entranti. Okay? Anche qui ci sono molte similitudini con la simulazione di oggi. D'accordo? Possiamo partire, direi, se non ci sono domande. Eccoci qua. Direi di partire come al solito dal nostro model. E cerchiamo di impostare un po' le variabili, gli attributi di cui abbiamo bisogno. Avremo bisogno sicuramente di un DAO per fare le query. Andiamo a vedere nel package DB c'è già questo DAO, come sempre nel progetto base si chiama Premier League DAO, quindi me lo imposto qui come attributo della classe. Premier League DAO. Ops. Importiamo. Poi avremo bisogno del nostro grafo, sicuramente. Lo definisco come con l'interfaccia graph, poi andrò poi a specificarne il tipo quando ne farò la new. Graph, allora questi i vertici sono i giocatori, abbiamo detto, player. Scusate, sta cascando il PC. Ecco. Quindi c'è appunto il Java bean player nel package model, come vedete qui, e gli archi sono i soliti default weighted edge. Grafo. Importiamo un po' di cose a partire dall'interfaccia graph e default weighted edge. E poi direi che, come al solito, è buona norma prevedere una mappa di identità. Map. Qui andiamo a vedere i nostri giocatori sono identificati da un ID che è un campo intero sul quale è definito anche l'hashcode e l'equals. E quindi direi che possiamo avere una mappa di integer player id map. Poi nel costruttore del modello facciamo alcune inizializzazioni, le solite, creiamo il DAO, this.DAO uguale new Premier League DAO. E magari creiamo anche la mappa. Id map uguale new hash map integer player, aperta e chiusa parentesi. Questa mappa la possiamo riempire subito. A me viene sempre bene dire così, a prescindere dal fatto che i vertici poi siano filtrati o meno, cioè che nel vertice vadano inseriti tutti i player o solo un sottoinsieme di questi, in questo caso sarà un sottoinsieme perché sono solo i giocatori che hanno preso parte a una determinata partita, a me viene bene riempire la mappa comunque con tutti i possibili vertici e poi usare quella mappa per estrarre, il sottoinsieme. Quindi io potrei dire, utilizzare, ad esempio, il metodo del DAO, modificandolo opportunamente per recuperarmi, la mappa e tutti i miei giocatori. Sì, come dice Federico, dato che i giocatori non sono tutti, si potrebbe inizializzare la mappa anche direttamente nel CreaGrafo. Io preferisco inizializzarla una volta, così che poi io la possa usare. E da lì estrarmi i miei giocatori. Ma direi che non ci sono grosse differenze. Forse il tuo approccio, Federico, sarebbe addirittura più efficiente, ma non cambia molto rispetto a quello che andiamo a fare. Entrambe le strade comunque vanno bene. Quindi io so che nel mio DAO ho un metodo di solito, e c'è anche qui, list all players,
che mi elenca tutti i giocatori presenti nel database, io andrò a modificare leggermente questo metodo andandogli a passare la mia ID map e chiederò a questo metodo, per favore, riempimi la mappa. Allora andiamo nel DAO e in list all player. Innanzitutto non ritorno più una lista, ma non ritorno proprio niente, perché il mio obiettivo è riempire la mappa che gli passo qui come parametro. La mappa integer player id map. Questa lista che ritornavo prima non mi serve più. Ovviamente non vado più ad aggiungere in questa lista che non esiste più, ma mi dico se la mia mappa, quindi if idmap.contains key, anzi if not idmap contains key, il mio ID del player che sto considerando iterando su questo result set, beh, se non la contiene, io creo l'oggetto e lo vado ad inserire nella mia mappa idmap.put player.getPlayerID. Ops. Player. In questo modo, questo metodo, con questa piccola modifica, mi restituisce tutti i giocatori presenti nel database. Ottimo. Adesso abbiamo fatto il costruttore, il solito metodo public void crea grafo. Riceve dei parametri questo metodo? Direi di sì. Il match M selezionato dall'utente nell'interfaccia grafica. Quindi match, anche qui c'è il Java bean nel package model, match M. Questo perché appunto andiamo a inserire nel grafo solo i giocatori che hanno preso parte a questo match. Allora, innanzitutto dobbiamo creare il grafo, altrimenti ci riceviamo una bella null pointer exception. Il testo, come sempre, ci dice qual è il tipo di grafo, un tipo di grafo semplice, pesato, orientato. Quindi new simple directed weighted graph. Giusto? Tra parentesi, tonde, default, weighted, edge.class, la classe del tipo di arco che andiamo ad utilizzare. Importiamo e ci siamo. Poi proviamo ad aggiungere i vertici. Come detto, dobbiamo capire quali sono i vertici che vanno inseriti. Quindi potremmo supporre di avere un metodo del DAO che ci restituisca tutti i giocatori che hanno preso parte a questa partita M. Il DAO è l'unico che può dircelo, cioè il database in realtà è l'unico che può dircelo, perché questi player, che sono salvati sì nella mappa, ma non hanno l'informazione sulle partite, sulle action, quindi dobbiamo passare per forza dal DAO. Quindi io potrei supporre di avere un metodo per aggiungere i miei vertici, quindi graphs.add all vertices al this.grafo e qui potrei dire, non so, this.dao.getVertici a cui gli passo il match M. Non solo gli passo il match M, io non voglio fare una new di nuovi oggetti perché i miei oggetti li ho già creati. Quindi gli passo anche la mia mappa ID map. D'accordo? Allora, questo metodo non c'è ancora, lo andiamo a creare, ci vado sopra e chiedo ad Eclipse di generarmelo. Direi che qua possiamo banalmente ritornare una lista di player. E vediamo come procedere. Avremo sicuramente la nostra string SQL.
Se volete possiamo provare a fare questa query, anche se è molto facile, prima qui su SQL Pro. Allora, io voglio, mi bastano gli ID dei giocatori, proprio perché io ho già la mappa, e gli ID dei giocatori sono direttamente contenuti, vedete, nella tabella Actions. La stessa tabella Actions contiene anche il riferimento al match di cui abbiamo l'ID. Quindi direi che ce la possiamo cavare direttamente solo con la tabella Actions. Quindi io potrei dire select player ID from actions where a.match ID, scusate, diciamo così, no, non serve dire am, possiamo dire direttamente match ID uguale, beh, a un ID di un match. Vediamo un po', prendiamone uno a caso, prendiamo ad esempio il match 17. Ok, questa query qui in automatico ci dovrebbe ritornare direttamente, eccoli qui, gli ID dei giocatori che hanno preso parte alla partita 17. Attenzione, qui non è indispensabile mettere un distinct, anche se non influisce sul risultato. Non è indispensabile perché per come è costruito il database, c'è una singola riga per ogni giocatore all'interno della partita, perché appunto quella riga riassume le statistiche di quel giocatore. Quindi, che voi mettiate la distinct o no, no, non cambia niente. Ok, allora prendiamo questa query. E la vado a incollare qui, la sistemo e inserisco il punto interrogativo al posto dell'ID. Poi avremo la nostra lista di player che ritorneremo. E poi il solito pattern che cerco di copiare e incollare da sopra. Allora, la connessione, questa c'è sempre. Poi il try catch. All'interno del try catch il prepared statement. Qui devo impostare un parametro, l'ID del match, quindi st.setInt a posizione 1. L'ID del match lo prendo dal parametro m.getMatchID, ok? E poi posso eseguire la query. Quindi ho copiato result set st.executeQuery. Finché c'è un risultato, while res.next. Qui non vado a fare nessuna new, semplicemente uso la mia mappa per popolare questa lista. Quindi, if la mia mappa punto contains key, il mio player ID, che recupero da res.getInt player ID, se la mappa lo contiene, vuol dire che io questo oggetto ce l'ho e lo posso aggiungere alla mia lista result. Result.add, qui ovviamente l'oggetto lo devo andare a prendere dalla mappa, quindi idmap.get di nuovo res.getInt player ID. Ok, finito tutto, chiudo la connessione. Oops. Ok, e ritorno la mia lista. E così mi sono recuperato i vertici che avevo già predisposto essere aggiunti al mio grafo. D'accordo? Se non ci sono domande, possiamo continuare. Sì, Manuel mi chiede se posso rimettere un attimo il metodo del DAO, eccolo qui.
Perfetto. E quindi proviamo a aggiungere gli archi. Dunque, direi di adottare sempre lo stesso approccio, quello per cui siamo sicuri che riusciamo ad ottenere i risultati in tempo ragionevole, e del solito metodo di ottenere direttamente tutte le adiacenze con un peso. Quindi avremo sicuramente bisogno di una classe di supporto, che possiamo chiamare come vogliamo, l'abbiamo sempre chiamata adiacenza. E che cosa conterrà questa classe? Beh, il riferimento a due player, i due nodi, i due vertici che andranno collegati, player P1 e player P2. E poi avremo bisogno di un peso. Allora, vediamo se questo peso è un intero oppure è un double. Abbiamo, delle divisioni, quindi potrebbe essere potenzialmente un double. E va bene, allora prevediamo un double peso. Genero il costruttore. Source generate constructor con tutti i campi e genero anche magari getter e setter. Source generate getter e setter. Ok. Detto questo, abbiamo tutto l'occorrente per iniziare a pensare alla query, che è il vero scoglio di questo primo punto, e facciamo la prima su SQL Pro. Allora, che cosa vogliamo? Beh, vogliamo calcolare le due efficienze, che però si possono calcolare abbastanza facilmente dalla tabella actions, perché abbiamo direttamente questi campi modellati per ogni riga, e quindi qui l'idea è sempre quella di usare due volte la stessa tabella, cancellare un po' di cose, actions A1 e actions A2, in modo tale da poter dire: ok, io nell'actions A1 mi tengo traccia del primo player, e in actions A2 del secondo player, e quindi in modo tale che io possa calcolarmi direttamente l'efficienza all'interno di questa query. D'accordo? Qual è l'efficienza del giocatore che è mantenuto, diciamo così, modellato dall'actions A1? Vi ricordo che c'è una corrispondenza 1-1 tra il giocatore e l'azione, in quanto l'azione riassume tutte le statistiche di quel giocatore all'interno della partita. Beh, l'efficienza del giocatore 1, diciamo così, è data dalla somma, quindi metto già alcune parentesi, di A1 punto total, andiamo a riprenderci il campo giusto, eccolo qua, i passaggi riusciti, mi copio questo campo, eccolo qua, più i suoi assist, quindi A1 punto assist, diviso il numero di minuti giocati dal giocatore in quella partita. E va bene, allora faccio diviso A1.time played. Questa è l'efficienza del primo giocatore. Poi ovviamente dovremmo bloccare l'azione alla singola azione di quel. Poi chiamarla azione trae un po' in confusione, ma la statistica alla singola partita che l'utente ha selezionato. Però questa siamo sicuri che sia l'efficienza di un giocatore all'interno di una partita che poi fisseremo qui nella clausola di WHERE. E allora, detto questo, possiamo anche calcolare direttamente l'efficienza del secondo giocatore. Semplicemente mi copio la stessa
stringa la stessa operazione e sostituisco A1 con A2. Ma date le due efficienze, io posso direttamente calcolarmi il peso dell'arco che andrà inserito tra i due giocatori, facendo semplicemente una sottrazione. Ora, non stiamo qui a fare il valore assoluto direttamente qui nella query, lo faremo poi lato codice, eventualmente se questa sottrazione verrà negativa, moltiplicheremo il peso per meno 1. Però in ogni caso con queste operazioni riusciamo già a calcolarci il valore che ci servirà poi per il nostro peso. Magari ci mettiamo una parentesi iniziale finale e ridenominiamo tutta questa roba qui as peso. Ok, abbiamo il peso, ma che cosa dobbiamo anche selezionare? Beh, i due giocatori da collegare. Quindi avremo qui A1.playerID e A2.playerID, virgola, e poi il peso. Magari ridefiniamo anche questi come as P1 e as P2. E qui togliamo la capo, se no non ci capiamo più niente. È chiaro quello che ho fatto? Adesso bisogna ovviamente fissare l'action, quindi la statistica, in modo tale che rappresenti la partita selezionata dall'utente. E quindi nelle mie clausole di WHERE andrò a fare tutta una determinata serie di cose. Beh, innanzitutto impongo che il match sia lo stesso, ovviamente. Stiamo parlando sempre della stessa partita. Questi giocatori devono essersi affrontati. Quindi dico che A1.matchID sia uguale ad A2.matchID. Poi, qual è il matchID? È quello che ci dice l'utente. Quindi AND A1, possiamo impostarne anche solo uno, tanto poi abbiamo impostato l'uguaglianza, quindi A1.matchID è uguale a, ci sarà il punto interrogativo, diciamo di nuovo 17. Poi cosa possiamo ancora impostare? Idee? Provate a dirmelo voi, così rimane un po' interattivo. Esatto, Giovanni dice che il giocatore sia, è anche chiaro che i giocatori siano diversi. Possiamo farlo nel solito modo, quindi AND A1.playerID maggiore di A2.playerID. In questo modo evitiamo già anche le coppie inverse, che in questo caso non ci interessano. Alessandro dice non è meglio diverso visto che sono orientati? No, perché comunque noi avremo solo, allora fammi aprire il testo, tra due giocatori avremo un solo arco che va dal giocatore con efficienza maggiore verso quella con efficienza minore. Quindi io una volta che ho la coppia P1-P2 trovo che il suo peso è, non lo so, invento, meno 0,5, ok? Io so che P2 è stato, ha giocato meglio, diciamo così, di P1, e quindi so che andrò a mettere il mio arco da P2 verso P1. Fine. Non mi interessa più ricontrollare la coppia inversa, perché l'arco ho già deciso di metterlo. A seconda del peso, se verrà fuori positivo o negativo, deciderò il verso. Però mi basta controllare le coppie una sola volta. Giuseppe dà un modo alternativo, se mettessimo solo diversi, quindi al posto di maggiore mettere diverso, come diceva Alessandro, potremmo usare una clausola di Ewing chiedendo i pesi solo maggiori di 0. Così sappiamo che l'arco va sempre da P1 a P2. Sì, questa è un'alternativa, volendo si può fare così.
Alessandro nella simulazione era anche così, esatto, con il maggiore, poi lato codice si poteva fare. Michele chiede, fare la differenza, immagino questa, dell'efficienza lato codice va bene o è preferibile farla nella query? Direi che non ci sono differenze, va bene entrambe le soluzioni. Sì, ma Alessandro, la soluzione di Giuseppe va benissimo, non è... Ovviamente, come sempre, ci sono n possibili alternative. Va bene, qualcuno di voi prima diceva anche di imporre che le squadre siano diverse, ovviamente i giocatori devono appartenere da specifiche a squadre diverse, sono collegati con i loro avversari. Quindi end a1.teamid in ogni riga della tabella azione abbiamo anche l'indicazione del team al quale appartiene il giocatore, diverso da a2.teamid. Occhio che questo era una cosa che mi pare di ricordare fosse molto comune dimenticarsela. Quindi qui il testo ci dice che ogni giocatore è collegato con i suoi avversari, no, non anche con i suoi compagni. Quindi questa riga ci va. Sì, forse il diverso si fa così, ora non ricordo. Poi proviamo, vediamo se ci dà errore di sintassi. Secondo voi è finita? Manca qualcosa? Ok, due di voi dicono group by ed è proprio qui che vi aspettavo. In realtà qui non serve la group by. Uno perché non abbiamo nessuna funzione di aggregazione. Vedete, non uso né una somma, né un count, né una VG. E non lo faccio proprio per come è strutturato il database, perché io so che la tabella action contiene una riga per ogni giocatore all'interno di quella partita. Una sola riga, non di più. E quindi non dobbiamo andare a collassare tante righe in un unico risultato. Infatti non usiamo nessuna funzione di aggregazione. Quindi in questo caso la nostra query termina qui, ok? Non c'è bisogno di nessuna group by. Adesso c'è un errore. Non column, la 2. Punto... Ah, ho sbagliato a scrivere player qua. Player. Ci mette un pochino, ma vedete che mi restituisce 196 righe, sono tutte le coppie con il relativo peso. Ad esempio, in questo caso sappiamo che P2 ha battuto, diciamo così, P1 perché il peso è negativo. Viceversa, qui sappiamo che P1 ha battuto P2 perché il peso è positivo. Non credo che mettendo la group by cambi qualcosa. Fatemi provare per essere sicuro, ma esatto, dà lo stesso risultato. Quindi anche se l'aveste messa, non avreste avuto un errore, anche se è superflua in questo caso, ok? Proprio per come è fatta quella tabella. Allora, prendiamo la nostra mega query, la copio e vado qui nel DAO, direi. Quindi predisponiamo il nostro metodo per recuperarci le nostre adiacenze. Public list. Okay. Di adiacenza, get adiacenze. Che cosa riceverà questo metodo come input? Beh, il match selezionato, match M, e poi direi anche la mappa, l'identity map che useremo per estrarre i nostri player, perché come sempre qui ci recuperiamo gli ID e poi noi dagli ID recuperiamo gli oggetti tramite la mappa. Quindi map integer player
map. Importiamo un po' di cose, la classe adiacenza, e andiamo a incollarci la nostra query. Allora, qui direi di lasciare così, togliamo solo lo slash n finale. E magari, ma sì, andiamo a capo, se no non ci capiamo più niente. Ok, spazio, va bene. È speso. C'è lo spazio finale, sì. Togliamo gli slash n. Togliamo questi spazi iniziali che non servono. Qui al posto del 17 mettiamo il punto interrogativo con spazio finale. Punto e virgola finale. Ok, poi avremo la nostra lista di adiacenze da ritornare. Array list va bene. E poi il nostro try catch. Qui andiamo a fare il catch delle SQL exception. E in cui copia e incollo le due righe sopra. Anche qui vado un po' veloce, perché tanto questi metodi sono sempre simili. Prepare statement, c'è, lo copio e lo incollo. Il settaggio dei parametri c'è, è combinazione proprio uguale a quello che c'era prima. Imposto l'ID del match al posto di questo punto interrogativo. Eseguo la query. Okay. E finché c'è un risultato, while res.next, mi chiedo per sicurezza se la mia mappa contiene i due ID che ho recuperato, P1 e P2, e se questo è il caso andrò a creare il mio oggetto di tipo adiacenza. Quindi if idmap.containsKey res.getInt, passiamo P1, abbiamo ridefinito come P1, quindi se la mia mappa contiene il primo player e contiene anche il secondo, idmap.containsKey res.getInt P2. Se questo è il caso, posso creare il mio oggetto adiacenza e aggiungerlo alla mia lista. Quindi result.add new adiacenza di che cosa? Del primo player che recupero dalla mappa, scusate, non così, ma res.getInt P1, come sopra, virgola, il secondo player, quindi idmap.get res.getInt P2, e il peso che recupero come res.getString di peso. Non getString, scusate, getDouble. res.getDouble di peso. Quando ho finito tutto, chiudo la connessione e ritorno la mia lista di adiacenze result. C'è un errore con... Ah, ok, mi sono dimenticato di ottenere la connessione, quindi questa riga qui è mancante. La copio e la incollo qui, nel posto giusto. Celeste chiede, andrebbe bene scrivere anche così invece del contains key, player P1, quindi fare prima la get
player P1 e di player P2 e puoi controllare se P1 e P2 sono diversi da null. Va benissimo anche così, è equivalente. Abbiamo tutto, direi, quindi qui nel modello possiamo aggiungere i nostri archi, quindi for adiacenza a Mario chiede, rispondo a Mario prima di continuare, questi controlli sulla identity map sono necessari? Allora, io li inserisco perché sono abituato a farlo ed è comunque una sicurezza in più. Per come ho costruito io il programma, per cui la mia mappa contiene tutti i vertici, tutti i player presenti nel database, sono ragionevolmente sicuro che qualunque player sia anche nella mia mappa. In realtà mi viene in mente che potrebbe esserci un problema se il DB fosse per qualche strano motivo non corretto al 100%, ovvero se ci fossero delle righe della tabella actions che per qualche strano motivo contenessero dei player che non esistono di qua, anche se forse è impossibile perché c'è la chiave esterna, quindi difficile, però potrebbero esserci dei dati sporchi per cui quel controllo potrebbe servire. Però se siete ragionevolmente sicuri che questo non possa capitare, potete anche evitare quei controlli. L'idea di fare quei controlli è che, ok, mi metto a posto, so che almeno in questo caso, in questo modo, nessuna eccezione può saltare fuori. Altrimenti, se salta fuori un'eccezione, potrebbe influire, diciamo così, sul mio voto d'esame. Irene chiede: potremmo fare un controllo prima di creare una nuova adiacenza per crearla già con P1 e P2 orientati, come dovrebbero essere nel grafo e con il peso già positivo? Sì, potrebbe anche essere un'opzione. A me viene più lineare farlo come lo sto facendo adesso, cioè io ho le mie adiacenze e poi nel modello, sulla base del peso, sulla base del fatto che sia positivo o negativo, decido il verso del mio arco, però come sempre ci sono soluzioni alternative. DAO.get adiacenze, il mio match M che ricevo come parametro, la mia mappa. Attenzione qui, dobbiamo appunto discriminare i due casi, il fatto che il peso sia maggiore di 0 o minore di 0. Qui in realtà non ci viene detto, se non sbaglio, che cosa deve capitare se il peso è uguale a zero. Mentre nella simulazione, se non sbaglio, se non ricordo male, con peso uguale a zero l'arco non doveva essere inserito, qui non ci viene detto, se non sbaglio. Con efficienza maggiore verso quello di minore efficienza. Vabbè, direi che è difficile che venga zero, immagino. Vabbè, qua ho chiuso tutto, ma volevo controllare, perché appunto il numero di passaggi, il numero di minuti giocati sicuramente sarà diverso tra i vari giocatori. Andiamo a vedere se ho ancora la mia query. Riselezioniamo Premier League. Vediamola. Vedete che difficilmente troviamo uno zero. È abbastanza ragionevole. Sì, Irene dice che forse c'è uno zero da qualche parte. Il testo non specifica questa cosa, quindi qui potete interpretarlo voi, direi. Eventualmente chiedete durante l'esame. Potremmo dire che se il peso è maggiore o uguale di 0, ok? Supponiamo che, non supponiamo, P1 meglio di P2. Quindi questa è una scelta. Quando è 0, ricadiamo in questo caso, else P2 meglio di P1. Qui appunto il testo non lo specificava, però direi che è indifferente fare in un modo o in un altro.
Quindi, se questo peso è maggiore o uguale di 0, l'arco andrà dal giocatore migliore verso il giocatore peggiore, quindi da P1 a P2 con il peso che recuperiamo dall'adiacenza, quindi con questo peso qui. Anche qui forse non è necessario, ma per mettermi al riparo da qualunque eccezione possibile, prima di aggiungere l'arco, controllo anche che questi vertici ci siano nel grafo. Quindi if grafo.containsVertex a.getP1 and grafo.containsVertex a.getP2, quindi se tutti e due i vertici ci sono, aggiungiamo l'arco graphs.addEdge direttamente con il peso. Dobbiamo dirgli this.grafo, il nodo da cui parte il grafo e l'arco. Attenzione, qui siamo in un grafo orientato e quindi l'ordine di questi due parametri è importante. Andiamo da P1 a P2, a.getP1, a.getP2. Quale peso? Beh, il peso era positivo e allora aggiungo direttamente il peso. Attenzione che nella simulazione era il contrario, eh? Quindi se quando un locale era migliore dell'altro, l'arco andava da quello peggiore verso quello migliore, qui invece dal migliore verso il peggiore. Se invece questo peso è negativo, facciamo lo stesso controllo. Quindi controlliamo che i due vertici ci siano. Ma poi andiamo a invertire il verso del grafo, quindi graphs.addEdge con vertici, non questo, scusate, questo qua, this.grafo, partiamo da P2 e andiamo verso P1. Il testo ci dice che il peso deve essere però sempre positivo, e beh, allora noi possiamo moltiplicare per meno 1 il peso che abbiamo trovato, quindi meno 1 per a.getPeso. Ok? Qui c'era un errorino. Andiamo a capo così si vede meglio. Eccoci qua. Giorgia chiede, perché controlliamo la presenza dei vertici? Non sono sicuramente presenti? Sì, probabilmente sì, lo ripeto, questi controlli li metto per mettermi al riparo da ogni eventuale problema che magari io mi dimentico di fare qualche controllo e almeno con queste if sono sicuro che non vengono scatenate nessuna eccezione. Però sì, confermo che questi vertici dovrebbero esserci, quindi anche senza quel controllo dovrebbe funzionare lo stesso. Poi, Michele, il controllo sui vertici non sarebbe stato necessario solo se non avessimo passato il match in get adiacenza? Sì, di nuovo, probabilmente quel controllo è inutile, però sono abituato ad aggiungerlo e un po' più di sicurezza non fa mai male. Simone, se mettiamo solo il meno davanti funziona comunque? Quindi dici facendo così? No, non credo funzioni. Devi avere una moltiplicazione. Ah, così? Non ho mai provato. Prova, probabilmente sì. Sinceramente non ho mai provato. Alessandro, perché non usiamo addEdge? Perché mi trovo bene con questo metodo qui, con il quale posso specificare tutto in un solo colpo, compreso il peso, però se vuoi usare addEdge va benissimo. Ci siamo quasi. Direi che, come sempre, sarebbe bene poi nell'output rispettare l'output che trovate negli screenshot.
Quindi stampare il numero di vertici e il numero di archi, in modo tale che poi all'atto della prova del vostro programma, all'esame, riusciamo a avere il feedback, ok, funziona o non funziona. Quindi nel modello possiamo prevedere anche due metodi che sono sempre uguali per recuperarci, per dire al controller quanti sono i vertici e quanti sono gli archi che abbiamo creato in questo grafo. Quindi public int n vertici, return dis.grafo.vertexset.size. E public int n archi. Return dis.grafo.edgeset.size. Ci manca ancora una cosa, perché all'atto del lancio del programma, questa tendina qui dei match va riempita con tutti i match a disposizione. E allora dobbiamo per forza avere un metodo del modello che comunichi al controllore tutti i match presenti nel database. Noi questo metodo che ci estrae tutti i match ce l'abbiamo già. All teams, all players, all matches. Nel DAO era già presente nel progetto base, dobbiamo avere un metodo passacarte nel model, quindi public list di match, get tutti match, in cui andiamo a fare una return DAO.list, sì, list all matches. Vediamo poi che negli screenshot, sì. Forse conviene, se proprio vogliamo semplificarci la vita poi per le prove che faremo dopo, ordinare questi match per ID, perché altrimenti i match sono tanti, andare poi a trovare il match 32 risulta forse difficile. E allora potremmo fare così. Ci recuperiamo la lista dei match. Non è fondamentale fare quello che sto facendo, però semplifica la vita per i controlli. Recupero i miei match e li metto in una lista e poi la ordino per ID. Quindi collections.sort, anche senza andare a ridefinire il comparable di là, ma usiamo un comparatore nostro, quindi matches, ordino la lista matches con un nuovo comparatore che definisco al volo qui, new comparator match. Qui farò l'import del comparator e poi definirò i metodi da implementare, il compare, e posso fare una return di m1. No, o1 get match id punto compare to, visto che sono degli integer, o2 punto match id. Così me li riordino per ID e poi ritorno alla lista ordinata. Sì, Irene dice forse è un modo ancora più semplice modificare la query nel DAO per ordinare direttamente i match. Sì, va benissimo. Ok, andiamo solo a vedere i match che abbiano un toString accettabile. Sì, è già il toString che è presente negli screenshot, quindi va bene. Dovremmo avere tutti gli ingredienti per collegare il controllore. Quindi vado sul controllore. Innanzitutto dico che dopo aver settato il modello, quando lancio il mio programma, riempio la tendina. Quindi dis.combomatch.get items.add all
e li prendo dal model.get tutti match. Ottimo. Poi nel creagrafo dovrò andarmi a prendere l'input dell'utente, il match selezionato, che prendo di nuovo dal mio combo match, get value. Se questo match è uguale a null, ovviamente fermiamo tutto, quindi controllo dell'input. Dico txt result.append text seleziona un match, return. Altrimenti, se l'utente ha selezionato il match, posso provare a creare il grafo. Quindi this.model.creagrafo, passo il match M e poi stampo nella mia area di testo, non lo so, grafo creato, slash N, e poi txt result.append text, il numero di vertici. Vi ricordate, ho definito il metodo apposta nel modello this.model.n vertici più, andiamo a capo, e faccio lo stesso per gli archi, quindi copio e incollo e modifico vertici in archi. Ok? Magari prima di tutto facciamo un clear della txt result, così ogni volta che clicchiamo sul bottone partiamo sul pulito. Va bene, proviamo a lanciare questo nostro esercizio. C'è un errore nel DAO, ah sì, perché abbiamo modificato il metodo per ottenere tutti i giocatori con la mappa, ma lo commentiamo e va bene lo stesso. E poi andiamo sul main e lanciamo il tutto. Problema, non ho cambiato la mia password nel DB Connect. Ok, ora dovremmo esserci. Il programma è partito. Se clicco qui, seleziono un match. Seleziono un match, non posso... Ok, ci sono. Ci ha messo un po' a caricarli. Proviamo con la partita 1, che mi ricordo essere una di quelle presenti nello screenshot. Crea grafo. 27 vertici, 182 archi. Andiamo a controllare. 27, 182. Direi che ci siamo. Ok. Quindi stoppo. Non è finito il punto 1 perché dobbiamo ancora stampare il giocatore migliore. Quindi torniamo qui nel modello e sulla base del grafo creato dobbiamo estrarre il giocatore migliore. Allora, che cosa dobbiamo, chiediamoci subito, che cosa dobbiamo stampare? Dobbiamo stampare un giocatore con il suo peso, con il suo delta di efficienza, diciamo così, non è il peso del grafo, ma è il delta. Quindi due informazioni. Possiamo prevedere una classe di supporto che modelli un giocatore e un delta, in modo tale da riuscire a ritornare oggetti di questo tipo. Quindi qui ritornerò un giocatore migliore, dove giocatore migliore è la mia classe di supporto, che vado a definire adesso sempre nel package model. Giocatore migliore, abbiamo detto, contiene il riferimento a un player e un delta, che anche qui sarà un double. Genero il costruttore.
Get resetter, anche se non so se servono, però lo faccio. E ho pronta la mia classe di supporto. Salvo e torno nel modello. Quindi questo metodo chiamiamolo get migliore. Allora, qui innanzitutto se il grafo è uguale a null, quindi se l'utente non ha ancora cliccato sul crea grafo, ritorniamo pure null e non andiamo avanti, perché altrimenti rischieremo di generare delle eccezioni. Poi, il giocatore migliore è la ricerca di un massimo, diciamo così. E quindi mi definisco una variabile temporanea, best, il mio giocatore migliore, che inizialmente impongo a nullo, perché non so ancora qual è il giocatore migliore. E poi, ricerca del massimo, mi definisco double max delta, che è imposto preventivamente a un numero bassissimo, molto basso, che sono sicuro verrà sovrascritto dal primo giocatore che incontro. Ad esempio, potremmo sfruttare integer.minValue, trasformandolo però facendo nel cast a double. Potete mettere anche 0 meno 999.000, fa lo stesso. Importante che siate sicuri che quel valore è più piccolo di tutti gli altri valori che incontrerete nella ricerca del massimo. Poi scorro tutti i miei giocatori che ho modellato nel mio grafo, quindi for player p in this.grafo.vertexset, e per ognuno di questi giocatori ne calcolo il delta di efficienza, e se è maggiore del mio max delta, sovrascriverò il giocatore migliore. Allora, come faccio a calcolare questo delta? Devo calcolare, andiamo a vedere che cos'era questo delta, ma il delta di efficienza è la differenza tra la somma dei pesi degli archi uscenti meno la somma dei pesi degli archi entranti. Ok? Allora, prima calcolo la somma dei pesi degli archi uscenti. E come faccio? Beh, definisco una variabile dove terrò traccia di questa somma, peso uscente uguale, partiamo da 0, e scorro tutti gli archi uscenti. Come faccio? For default weighted edge in this.grafo.outgoing edge of. Questo metodo ci dà tutti gli archi uscenti del vertice che inseriamo tra parentesi, quindi P. E per ognuno di questi archi incremento il mio peso uscente più uguale, quindi faccio peso uscente uguale peso uscente più il peso di quell'arco, che recupero da this.grafo.getEdgeWeight e devo passargli il mio edge. Alessandro chiede, ma con degree of non somma già gli uscenti e gli entranti? Sì, ma somma il numero di archi. Qui invece vogliamo anche tener conto del peso, ok? Non stiamo facendo la differenza tra il numero di archi entranti e il numero di archi uscenti, per cui degree of potrebbe essere utile, ma stiamo facendo la differenza tra il peso complessivo degli archi uscenti e quello degli archi entranti. Calcolo poi la somma dei pesi degli archi entranti, è uguale, quindi double peso entrante uguale 0.0. E poi questo for qui, al posto di sfruttare
Outgoing edge of sfrutterà this.grafo.incoming edge of, a cui passiamo il nostro player P. Questo metodo ci dà tutti gli archi entranti e io incremento peso entrante più uguale questa roba qui. A questo punto ho tutte le informazioni per calcolarmi il mio delta di quel giocatore. Double delta uguale peso uscente meno peso entrante. Occhio che nella simulazione, ripeto, le cose erano invertite, ok? Ma in questo caso il testo ci dice peso uscente meno peso entrante. E se questo delta è maggiore di max delta, allora vuol dire che ho incontrato un nuovo best, un nuovo giocatore migliore. E quindi dico best uguale a P e devo ricordarmi anche di sovrascrivere il nuovo valore di max delta. Max delta uguale delta. Alla fine del for ritornerò il mio giocatore migliore, che mi vado a creare sulla base di P di best e max delta, scusate, quindi return new giocatore migliore di best max delta. Ok? Domande su questo metodo? Lo possiamo collegare al controller. Mario dice giustamente che anche in questo caso, così come nella simulazione, i giocatori migliori potrebbero essere più di uno. Qui onestamente è più difficile perché queste efficienze, secondo me, sono molto più diverse da loro rispetto alle medie delle recensioni di stamattina, perché appunto è difficile che un giocatore giochi gli stessi minuti, faccia gli stessi passaggi e gli stessi assist all'interno di una partita, però al di là di questo il rischio potrebbe esserci, non credo nel caso degli screenshot, ma potrebbe esserci. In questo caso è uguale, nel senso che potete sceglierne uno, lasciare al caso, come qui è lasciato al caso, perché il giocatore migliore è l'ultimo che viene sovrascritto. E ovviamente poi all'atto della correzione, se c'è questo output che non combacia a causa del fatto che appunto ne avete scelto uno diverso rispetto al nostro, non è un errore, ok? Oppure alternativamente li potreste stampare tutti, quindi avere una lista di giocatori migliori. Però secondo me va benissimo lasciare al caso e stampare l'ultimo giocatore migliore trovato, quindi quello che entra in questa if. Esatto, Lorenzo dice alla fine basta che combacia il max delta, quindi se volete essere sicuri stampate anche il max delta, esatto, in questo caso c'era, stamattina in effetti mi sono dimenticato di metterlo negli screenshot, se combacia il delta, diciamo così, ma il giocatore è diverso, però il delta è quello corretto, quindi sì, Lorenzo ha ragione, se stampate il max delta siete a posto. Poi, Celeste dice, se non ci fosse venuto in mente di creare una classe, immagino per il giocatore migliore, poteva essere fatto con una mappa dove memorizzavamo il giocatore e il suo delta, quindi stai dicendo una mappa con un solo elemento, giocatore, più delta. Soluzione un po' strana, però sì, se funziona va bene. L'importante poi che la stampa sia corretta, quindi potrebbe anche andare bene. Sì. Non è molto lineare, diciamo così, ma chi se ne frega. Dai, stampiamo questo giocatore migliore nel controller.
Quindi qui nel controller, diciamo, facciamo il clear dell'interfaccia grafica. Qui in realtà un controllo potremmo farlo, sarebbe bene farlo, cioè dovremmo controllare che l'utente abbia premuto prima il pulsante crea grafo. Possiamo fare questo controllo in diversi modi. Potremmo disabilitare il bottone giocatore migliore finché l'utente non clicca su crea grafo, oppure potremmo avere un metodo del modello che ci ritorni, non lo so, il grafo e noi possiamo in questo modo controllare se questo grafo è diverso da null. Quindi if ad esempio, this.model.getGrafo uguale a null. Questo vuol dire che se il grafo è nullo, l'utente non ha ancora cliccato su crea grafo. E quindi potremmo stampare txt result.appendText grafo crea prima il grafo. Return. Questo metodo non ce l'abbiamo ancora e lo andiamo a fare. Quindi nel modello, magari qua sotto, public graph get grafo return this.grafo. Sì, qua dovrebbe essere tipizzato con player default weighted edge. Alessandro dice creare una variabile false che con do crea grafo diventa true. Sì, altra opportunità, va bene. Oppure Giuseppe invece dice se il metodo del model che trova il giocatore migliore è null. Sì, anche è vero, perché avevamo quel controllo anche qui. Quindi se ritorna null, è perché il grafo era nullo. Sì, poteva andare bene anche così. Non importa, qualunque soluzione va bene. L'importante è che direi che questo controllo ci sia, perché altrimenti è suscettibile di eccezioni. Quindi se il grafo è creato, vado a prendermi il mio giocatore migliore e lo stampo. Quindi txt result.appendText, giocatore migliore, due punti, magari andiamo a capo, slash n, più this.model.get migliore. Stamparlo, mi viene in mente che non abbiamo ridefinito la toString, quindi adesso stamperebbe una schifezza. Quindi vado sul giocatore migliore e generiamo un toString accettabile. Quindi source generate toString, in cui stampiamo sia il giocatore che il delta per i motivi che abbiamo visto prima. E va bene, ora la lascio così, l'importante è che si vedano le due informazioni. Irene dice, oppure posso dire che se premo giocatore migliore e non ho ancora il grafo, allora lo creo al volo e poi faccio ciò che devo. Sì, potrebbe essere una soluzione, ma occhio che devi comunque poi prenderti il match selezionato dall'utente per creare il grafo. Però sì, potrebbe anche essere una soluzione interessante. Ho cliccato giocatore migliore, io ti creo prima il grafo. Se non è stato ancora creato. Proviamo. Match, sempre il primo. Se clicco subito giocatore migliore, mi dice crea prima il grafo. Va bene, creo prima il grafo. Come prima è corretto. Clicco. Giocatore migliore, Rosicky Thomas. E vediamo un po', dovrebbe combaciare. Eccolo qua. Delta efficienza è quello lì. Proviamo per sicurezza anche la partita 32. Crea grafo, 28 vertici, 196 archi. Giocatore migliore, Gervinho.
con l'efficienza 10.006. Quindi sì, direi che abbiamo terminato il punto 1. Ci abbiamo messo parlando 1 ora e 20, 1 ora e un quarto. È ovvio, io sono andato dritto perché sapevo cosa fare, però diciamo che se togliete le mie parole, le spiegazioni, le vostre domande, dovreste farcela. Infatti Lorenzo fa una domanda relativa a questo: quanto tempo dovremmo metterci a fare il punto 1, volendo anche avere tempo di fare il 2? Secondo me dovreste cercare di portarlo a termine entro 1 ora, 1 ora e un quarto, per avere ancora almeno 3 quarti d'ora, 40 minuti per il punto 2. Contate che il punto 2, come vi ho già detto una volta, per il punto 2 andiamo veramente a controllare il codice, quindi il ragionamento che seguite, e il codice che scrivete. Quindi lì è meno importante che il punto 2 stampi un risultato, oppure se il punto 2 genera delle eccezioni, può importare fino a un certo punto, perché comunque se avete fatto qualcosa di ragionevole, dei punti li guadagnate. Okay? Non è come il punto 1 che è praticamente un passo non passo, quindi se ci sono eccezioni difficilmente passate l'esame. Per il punto 2, se c'è qualcosa, dei punti li guadagnate anche abbastanza facilmente, direi. Quindi secondo me un 40-45 minuti per il punto 2 potrebbero essere sufficienti a scrivere delle cose che abbiano un certo senso per guadagnare dei punti. Alessandro chiede: come mai il delta è diverso? Non è diverso, è solo arrotondato. Ok, qui l'avevo arrotondato a 3 cifre, ma è lui. Vedi che c'è 56 lì, arrotondato a 6. Giorgia chiede: purtroppo oggi non sono riuscito a partecipare alla simulazione. Potrebbe caricare su GitHub il progetto base, per favore? Ma diciamo che la simulazione la risolverete lunedì prossimo, quindi ci sarà poi il progetto caricato su GitHub. Non lo faccio ancora ora perché lo farà il professor Corno per lunedì. Se non sei riuscito a partecipare, se vuoi, posso darti il link per accettare l'assignment. Lo vado a recuperare un attimo. Dunque. Allora, lo sto andando a recuperare. Eccolo qua. Quindi accettando l'assignment, poi lui ti crea in automatico il progetto base. Eccolo qua, l'ho mandato in chat. Poi Lorenzo dice: quindi collegare al controller il codice come ultima cosa del punto 2? Sì, per il punto 1 deve essere collegato, ok? Ok, perfetto. Del punto 2 sì, direi che un consiglio potrebbe essere collegate al controller anche alla fine, nel senso che se avete un programma, ad esempio ricorsivo, che funziona, è corretto, funziona magari lanciandolo dal test model, ma non è collegato al controller, magari prendete 30 al posto di 30 lode, ok? Però comunque prendete quasi il massimo dei punti. Quindi sì. Ultima cosa, collegarlo al controller. Alessandro, dei problemi con l'entry point e main. A fine lezione potrai condividere lo schermo. Purtroppo non abbiamo tempo di fare il punto 2 di questo esame. Vi invito a provarci da soli. Non era così complicato. Bisognava solo stare attenti a gestire tutte queste probabilità, cioè c'erano tante probabilità. Si chiedeva, vi do alcuni consigli per provarci a farlo, per provare a farlo da soli. Si chiedeva all'utente di poter inserire un numero n di azioni salienti da simulare per la partita inclusa nel grafo. Okay? Queste azioni salienti non avevano niente a che fare con, ad esempio, la tabella actions, erano delle azioni salienti che vi inventavate voi, che simulavate voi. E quindi poi alla pressione del bottone simula, occorreva simulare n azioni per quella partita in cui con una diversa probabilità questa azione poteva essere un gol, un'espulsione, un infortunio.
E all'interno di ogni azione veniva specificato anche chi è che segnava quel gol. Ad esempio, la squadra che segna il gol è sempre quella che ha più giocatori in campo in quel momento. Però, se entrambe le squadre avevano gli stessi giocatori, allora il gol veniva segnato dalla squadra che aveva il giocatore migliore. Il giocatore migliore calcolato nel punto 1E. Quindi bisognava fare tutti questi ragionamenti. E c'era un caso particolare in cui se si verifica un infortunio, l'arbitro è costretto ad allungare il recupero e quindi il numero di azioni incrementa, aumenta di 2 o 3 unità. E quindi c'era la necessità di andare a creare dinamicamente degli eventi potenzialmente durante la simulazione. Quindi qui la coda è fondamentale perché appunto questa coda può crescere a causa di infortuni. Detto questo, è abbastanza lineare, tolte queste n.000 probabilità, però si riesce, credo, a fare abbastanza facilmente. Allora, io chiuderei qui la registrazione, ma ovviamente rimango collegato per le domande che ci sono ancora.